nuovo video. Oggi siamo in una postazione diversa, ma siamo sempre nella stessa stanza, perché oggi faremo un video non diverso, ma nel senso comunque un video un po' diverso da quello che faccio di solito, dove sono sempre seduta e blattero. Oggi blattererò stando in piedi, così almeno facciamo un po' di muscoli. Allora, oggi voglio farvi un video dove vi faccio vedere tipo i miei capi preferiti usati, che ho comprato usati, e darvi dei consigli prima di buttarvi nell'usato, magari se volete appunto dare una chance alla moda sostenibile, che la moda sostenibile non significa solo comprare effettivamente da brand sostenibili, ma significa ridurre il proprio consumo, comprare usato, comprare vintage, eccetera eccetera. Quindi moda sostenibile per me significa anche usare anche ciò che si ha, cercare di comprare anche meno, anche se si compra magari da brand fast fashion, però anche comprare appunto usato vintage. Per me anche quello è molto sostenibile, perché ci sono tanti capi nel mondo che non sono stati amati abbastanza, quindi dobbiamo dargli noi dell'amore. Allora, oggi siamo qua perché voglio farvi vedere, io ho già fatto il video dove facevo declutter, vi facevo più o meno vedere quasi tutte le cose che avevo in armadio, e forse noterete che c'è un capo che è ritornato, per adesso è ritornato, che è ritornato il mio cardigan arancione. Non so perché, ma un giorno l'ho messo e ho detto This is not bad. quindi l'ho tenuto per adesso. Vediamo quanto resiste. Forse al prossimo declutter se ne va di nuovo. Ogni tanto succede, si fanno i declutter e ci sono dei capi che magari sul momento dici no, vabbè, questi non li metto più. Poi però li rivede e sei tipo oppure magari vedi una vecchia foto dove lo indossavi e sei tipo però non mi stava così male. E vabbè, niente, succede anche ai migliori, ecco. Allora, quindi quello che voglio farvi vedere oggi, ovviamente probabilmente conoscete i miei capi, perché i miei capi sono abbastanza sempre quelli. Le poche cose che ho comprato quest'anno ci sono, non so se le avete viste, però magari ve li farò vedere in ogni caso se per caso non le avete visti, e vi farò vedere appunto i capi autunnali. Non l'ho specificato prima, ma vabbè, stiamo parlando di capi autunnali, non stiamo parlando di capi estivi. Magari i capi estivi li faremo prima dell'estate dell'anno prossimo. Quindi, prima di tutto voglio darvi qualche consiglio. Allora, una cosa importante quando si inizia a comprare usato è il fatto che ovviamente non troverete, scusate, sto distruggendo la piantina qua dietro, non troverete ovviamente i capi che trovate nei negozi fast fashion, nel senso, se per caso andate sul sito di H&M in questo momento e vedete un maglione, dite che bello questo maglione, non è detto che quel maglione lo troviate effettivamente se lo comprate usato. Magari tra qualche mese in cui la gente si è stufata e lo vende, sì, potete trovarlo. Però in ogni caso dovete, diciamo, separare le due cose, ovvero separare l'idea che troverete all'usato le stesse cose che trovate nei negozi fisici. Potete trovare delle collezioni vecchie, potete trovare delle cose vintage che appunto non si trovano nei negozi e tutto, però dovete capire che appunto l'usato non segue la moda, non segue la moda del momento, che è un po' anche quello che si vuole evitare. Cioè, i trend sono inutili, i trend sono fatti per durare 10 minuti, poi è finito, si passa al prossimo trend, e i trend ovviamente a un certo punto stufano. Ecco perché secondo me è molto importante, per avere un armadio il più sostenibile possibile, non dico minimal perché il mio non è minimal, manco il pifero, trovare il proprio stile e evitare di comprare cose con cose particolari, tipo avere la maglietta con l'ananas, o comprare cose troppo decorate, perché in quel periodo andava tantissimo quello, perché secondo me questo vi aiuterà a non stufarvi dei capi e a rendere tutti i capi molto più versatili. Per esempio, a me piacciono tantissimo le gonne. Io non ho realizzato che detesto i pantaloni, detesto i jeans. In questo momento sto indossando dei jeans, la cosa ironica, ma quest'inverno e durante l'estate in generale io ho indossato quasi solo un gonne. Cioè, in estate ho indossato un sacco di gonne, quindi le ho trovate così comode che ho detto questo inverno io col cacchio che metto i pantaloni. Ogni tanto le metto perché magari mi va di vestirmi in maniera molto più semplice, tipo oggi c'ho un maglione e i jeans, però quando voglio fare più la fighetta metto solitamente la gonna. Prima di tutto io non sono molto freddolosa, quindi forse questa cosa non va bene per tutti quanti in inverno, perché a me bastano semplicemente un paio di calze normalissime, io sto a posto anche a meno 30.
Sì, giuro, giuro, sto benissimo. Io congelo di più con i jeans, onestamente. Quando fa molto freddo fuori, soprattutto quando è inverno e tutto, io ho molto più freddo con i jeans rispetto a io con le calze, perché secondo me le calze proteggono molto di più, questa è una mia idea, vabbè. Quindi, una delle cose preferite che io ho ultimamente, che ho comprato quest'estate, oltretutto, non so se l'abbiamo visto nell'ultimo video, è questo blazer. Allora, questo blazer è bellissimo perché... a me il rosso piace tantissimo, non so se è un colore che mi va bene, onestamente, non so se è un colore che va bene perché io non sono un'esperta dell'armocromia, però a me il rosso piace tantissimo e ho alcuni capi rossi, non tantissimi, però ne ho. E questo blazer mi piace tanto proprio perché non so se lo vedete in... ops, bottoncino, no, non staccarti. Non so se lo vedete, ma questo può essere, si può mettere sia come blazer che come... vestito se si vuole usare un pochino perché è comunque cortino. Per adesso io lo userò come blazer, come vestito magari lo posso mettere se sottometto dei pantaloncini che sono abbastanza corti. Questo blazer lo adoro perché già il rosso comunque fa il suo effetto, vedete anche questo stesso outfit secondo me ha cambiato diciamo tonalità. Io non so parlare termini in moda, datemeli buoni. Questo è un capo vintage oltretutto. Non l'avevo neanche pagato così tanto per essere un capo vintage ed è in condizioni straordinarie e io lo adoro, cioè lo adoro e non vedo l'ora di metterlo, solo che sono in quarantena di nuovo. Restando nel rosso, io ho questo completo, che questo è stato comprato da un brand fast fashion, non è un capo usato, però questo completo mi piace tantissimo e ultimamente sono diventata un po' fissata con i completi perché non ne ho, solo questo e basta. Ho un completo nero, ma in realtà la giacca non è del completo, è una giacca a parte. Però secondo me i completi potrebbero essere molto utili sia perché sono fatti di due capi, quindi avete sia giacca che pantaloni, che alla fine non per forza dovete mettere insieme, potete mettere insieme, ma potete anche separare la cosa. Quello che io vi sento di dire è di comprare ovviamente i colori che piacciono a voi. Capisco che c'è questa armocromia, che in colori vi stanno bene o non vi stanno bene. Io sono dell'idea, se ti piace un colore indossalo tesoro e ciao. Cioè, onestamente capisco che ci sono delle regole, un po' come per il make-up, ci sono dei colori che a me probabilmente non stanno bene, non sono fatti per il mio incarnato, per il mio tipo di pelle, che non sono fatti per il mio colore degli occhi, ma io li indosso lo stesso perché non ne frega niente. Questo ovviamente è una mia filosofia di vita, poi ognuno vive come vuole. Quindi secondo me è molto importante avere dei capi versatili, per esempio in questo caso il blazer, cioè anche se vi vestite in maniera molto casual come un paio di jeans o una maglietta, il blazer secondo me cambia tantissimo e vi fa diventare un pochino più eleganti. Poi potete essere un po' più eleganti magari mettendoci una gonna, io per esempio questa è la mia gonna preferita, tipo la adoro e la indosso tipo, la indosserei tipo tutti i giorni se potessi. E ho anche questa che non è una gonna ma sono dei shorts che sono molto su questo stile qua. Questa l'ho comprata nuova, invece questi li ho comprati usati, quindi però alla fine sono tipo i capi che più utilizzo durante l'inverno, come vi ho detto. Poi io ho altre gonne, sono tutte corte e ho una gonna, gonna lunga che potrei mettere in inverno, però devo mettere... Emma, mi stai interrompendo? Vai. Ovviamente ho anche delle gonne tipo in finta pelle, ma queste sono state comprate nel mio periodo quando compravo ancora fast fashion, quindi non sono capi usati. Un'altra cosa che io utilizzo tantissimo durante l'inverno è questo cardigan vintage, che è tipo l'amore della mia vita, onestamente. Mi dispiace lui. Questo l'avevo trovato l'anno scorso in una, tipo c'è stata una fiera, tipo una specie di fiera vintage dove si vendevano solo cose vintage. Io ho preso questo e vi giuro che tiene così tanto caldo e si abbina a qualsiasi cosa che è veramente magnifico. Poi io adoro il bianco, solo che ho sempre ansia perché quando indosso il bianco finisce che mi sporco sempre. Però stranamente è passato tipo più di un anno e questo è ancora intatto. Pazzesco, adoro. Quindi anche i cardigan sono una cosa che io adoro tantissimo. Infatti ne ho uno, se contiamo questo che appunto è ritornato, ne ho due. Ho uno verde, che anche questo l'ho comprato vintage, che lo adoro tantissimo. Quello arancione non è vintage, ma è usato sempre. Questo invece è sempre un cardigan che ho comprato in negozio vintage, anche questo lo adoro tantissimo. A quanto pare la gente mi dice che questo è un colore che dovrebbe andare bene, secondo la cromia, credo. E anche questo si abbina tantissimo a tantissime cose e lo trovo adorabile. So che magari alcuni pensano che i cardigan siano un po' da nonna, però
davvero, io li adoro e basta. Da poco, oltretutto, mi sono anche comprato un altro cardigan, che questo è molto più grande, questo è proprio un cardigan molto molto fluffy, che secondo me, cioè che io userò molto più come giacca, piuttosto che come cardigan da mettere sotto i cappotti o altro, però questo è tipo molto, cioè è veramente enorme, e tiene tantissimo caldo e io lo adoro tantissimo. Quindi questo l'ho comprato da poco, proprio perché stavo cercando un cardigan simile a quello bianco, però in modo da poterlo proteggere quello bianco, perché ogni volta che metto quello bianco veramente mi viene l'ansia perché non voglio sporcarlo, ma l'ho indossato veramente tantissimo, non lo guardo, cioè non lo faccio più, perché alle volte in passato compravo dei capi che mi piacevano così tanto e non volevo utilizzarli e li lasciavo lì, invece adesso non faccio più questo errore, ve lo giuro. Un'altra cosa che, appunto, come ho detto, dovete trovare il vostro stile, quindi dovete capire voi cosa vi piace, cosa non vi piace. Io trovo che appunto avere dei capi versatili tipo cardigan, blazer, o comunque dei pantaloni anche un po' più eleganti, non solo jeans, perché comunque anche i jeans sono molto versatili, però se siete tipo in un ambito di lavoro elegante, i jeans non è che li potete mettere tutti i giorni. Io per esempio al lavoro mi vestivo sempre elegante, non mi era obbligatorio, cioè non ero obbligata a vestirmi elegante, però a me piace vestirmi elegante, quindi io i jeans li mettevo tipo il venerdì, perché qua esiste il casual Friday, no? Loro non è che ti guardano male se tu metti i jeans, però se li metti tutti i giorni magari dici vabbè dai, cioè oltretutto io comunque ho anche un ruolo comunque importante, cioè adesso non me la voglio menà, però comunque diciamo che comunque cerco di mantenere una certa professionalità, ecco, tutto qua. Poi però oltretutto l'autunno e l'inverno per me sono le mie stagioni preferite, quindi io, cioè, ho proprio voglia di vestirmi bene. Quindi i cardigan, i blazer, le gonne, se li mettete, se no secondo me i pantaloni eleganti, tipo io per esempio ho questi pantaloni neri normalissimi che hanno una striscia tipo così come quelli rossi, e sono stati comprati dallo stesso negozio, che sono, cioè, danno un qualcosa in più, diciamo, all'outfit, però comunque secondo me i pantaloni neri o comunque i pantaloni eleganti tipo a sigaretta così, cioè danno quel tocco in più, anche se volete semplicemente mettere una maglietta abbastanza semplice, una giacchina così, secondo me ci sta. Un'altra cosa che io in inverno metto tantissimo sono ovviamente i maglioni, ne ho, non ne ho troppi, però ne ho comunque alcuni, che metto solitamente più che altro quando, sì, che metto un po' sempre. I maglioni non sono qua perché sono nel mio armadio, però anche su quelli cerco che, cioè, ho dei maglioni che sono effettivamente abbastanza neutral, sono o bianchi o grigi, ne ho uno tipo verdino e basta, cioè sono dei maglioni che io possiedo da tanti anni, e quindi non ho comprato nessun nuovo maglione quest'anno, sono abbastanza fiera di me stessa, e quindi cerco di usarli anche quelli, cioè ho sempre evitato di comprare maglioni tipo con cose specifiche sopra, perché secondo me stufano una certa, quando ci sono delle cose particolari sui tuoi maglioni a un certo punto stufano, invece quando c'hai una cosa molto neutra o comunque un solo tono, un solo colore, si abbinano a tutto. Per esempio vuol dire che vabbè, questa gonna è un particolare, non si abbina a niente. Secondo me questa invece si abbina un po' a tutto, ovviamente cerco di non metterci 50.000 colori quando indosso questa, perché già, cioè, vabbè, cerca. Poi, come vi ho detto, io non sono un'esperta, non sono un'esperta di moda, non prendetemi per quella, cioè io semplicemente mi vesto secondo il mio gusto personale. Un'altra cosa che ho tantissimo sono ovviamente le camicie, quindi per esempio come vedete sono divisi per colore da me, quindi io ho delle camicie che, scusate, non sono stirate, perché queste le ho usate l'ultima volta in estate, ho delle camicie tipo, sono quasi tutte bianche tranne questa che è un po' più particolare, però solitamente sono tutte bianche, questa per esempio puoi fare il fiocchino, ci sono camicie che ho da anni e anni, una camicia che ho preso da poco è stata questa con una, diciamo che ha una forma particolare, è un pochino più lunghetta e secondo me se ci si mette tipo una cintura sulla vita sta da Dio. E ultimamente hanno iniziato a piacermi le cose che sono un po' più lunghine invece di quelle che sono corte, sarà perché magari sono ingrassata, quindi non mi sento più a mio agio a mettere le cose che mi arrivano all'ombelico e poi magari lasciare i pantaloni o la, insomma, cioè, capi, lasciamo stare i miei problemi con il mio fisico.
Ho altre camicie, queste le avete viste nel mio declutter, queste sono camicie tipo di un brand etico che io adoro, sono stati dei regali. Questa ha le piantine, questo c'è gli aeroplanini di carta, cioè bellissimi. Ecco, queste sono già più particolari, nel senso che lì quando metto questi cerco di avere un look abbastanza minimal, però secondo me vanno bene un po' con tutto. E poi una camicia che ho comprato da poco abbastanza particolare è questa, perché va tipo sulle spalle, sta un pochino larga, c'ha queste manichette così. Questa è ovviamente una cosa molto più casual, cioè la metterei con i jeans, non farei un look troppo elegante, ma secondo me si può far tutto. E l'ultima entry è stata questa camicia in lino, che più che altro l'ho presa per l'estate, ma l'ho messa qua, just in case, che appunto l'ho trovato in un negozio per l'usato, l'ho pagata tipo $6 e aveva ancora l'etichetta attaccata, io basita dalla gente. E io, come ci ho già detto, non ho tanti pantaloni, ho tipo tre pantaloni eleganti e due paio di jeans. Mi sono comprata un completo usato che non mi è ancora arrivato, quindi stiamo aspettando, ve lo avrei fatto vedere volentieri, è veramente un bel completo. Se no, qua sotto io tengo tipo delle cose tipo altre gonne, c'ho un'altra gonna nera e c'ho dei piccoli maglioncini tipo così che si possono mettere sotto i blazer o sotto le giacche, che secondo me si sta molto bene. Ciao patata. E poi c'ho un... questo qua l'ho preso l'anno scorso e ne vado troppo fiera, che è un come si chiama, il dolce vita, è un dolce vita che è tutto sbrilluccicoso, però è bellissimo, ci sta bene con tutto alla fine. Quindi per farvela breve, allora, come vi vedete, questi sono diciamo i miei capi invernali. Questi sono i make-up invernali e ci sono ovviamente i maglioni dentro là, però questo è un po' quello che possiedo, ma ovviamente questi sono capi, non sono invernali ma sono anche estivi, sono anche autunnali, sono anche primaverili, cioè secondo me quando si comprano dei capi abbastanza classici o comunque versatili si possono usare in tutte le stagioni. Non sono una grande fan di avere solo cose estive, ovvio che durante l'estate c'ho per esempio vestitini che non posso mettere durante l'inverno, però ci sono alcuni vestiti che secondo me si possono adattare un po' anche a un look invernale. Quindi cioè, i miei consigli sono veramente quelli di prima di tutto trovare il vostro stile, non comprare cose che magari... Ciao patata, ciao amore mio. Eccola la ciccia. Ma che c'è? Ma che c'è? Che c'è? No. Quindi cercate di trovare appunto il vostro stile, cercate di capire cosa amate, insomma vestitevi un po' come Vepa, semplicemente quello che mi sento di dire è veramente di trovare dei capi che si possono indossare un po' sempre e che siano appunto non delle... Io per esempio le cose che ho donato via sono state veramente cose che erano un po' particolari, che non mi piacevano più, non facevano più parte del mio stile, quindi ecco perché dico che è molto importante trovare magari dei colori che vi piacciono o comunque dei stili che vi piacciono, che non vi facciano stufare, e di evitare appunto di buttare via soldi e cambiare armadio ogni 5 minuti. Quindi niente, questo video sta diventando super lungo e io mi sono tenuta il cardigan addosso, mi sono neanche accorta, ma ok, i dettagli. Adesso la smetto di blatterare e niente, qui per dirvi che appunto io credo di aver trovato il mio stile, credo di, cioè mi piace quando mi vesto, mi piace le cose che possiedo, non mi stufo perché comunque ci sono dei capi qua che ho da anni e anni e anni e non ho intenzione di donare via proprio perché ci sono affezionata e mi piacciono e ogni volta che li indosso li metto. Ovvio che ogni tanto comunque compro qualcosina perché mi va, però ovviamente cioè compro delle cose che appunto rientrano comunque nel mio stile o comunque nelle cose che mi piace indossare, che so che non mi stuferei nell'indossare, ecco. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato utile, se non è stato utile mi dispiace, so che qualcuno mi ha chiesto di fare dei video outfit proprio dove mi vesto e tutto, lo devo fare in un momento in cui sono più tranquilla perché mi devo cambiare, devo fare cose, quindi scusatemi, magari prima o poi arriverà, però se non arriva, insomma, seguitemi su Instagram perché lì metto sempre i miei outfit, insomma, va bene. Quindi niente, io vi saluto, ci vediamo la prossima volta, ciao!